Al tempo del coronavirus, di questo tema parliamo con il nostro ospite di oggi. Buongiorno e benvenuto a Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Buongiorno allora, a voi. Buongiorno. Allora, i giovani hanno finalmente capito che si tratta di una cosa seria o no, secondo lei? Perché sono un po' restii ad adeguarsi alle disposizioni. Beh, io penso che assolutamente dopo l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha dato un messaggio chiaro a tutto il Paese, i giovani non solo abbiano capito che la situazione è molto seria, molto delicata e bisogna stare a casa, però mi permetta anche di dire che credo non siano tutti i giovani quelli che non avevano capito. Noi in Italia siamo abituati ad avere sempre paura di qualcuno, siamo passati molto velocemente dalla paura degli africani, poi i cinesi, poi di quelli che arrivavano dal nord, ora sono i giovani. Quindi è importante perché quel virus passerà. Ma e non credo... è fare, insomma, condannare nessuno, no, ci mancherebbe, è però... solo richiamare alla responsabilità, perché ingabbiare un giovane capiamo che è ancora più difficile, già per noi è una rivoluzione copernicana. Assolutamente, anche perché diciamo noi, siamo noi adulti che abbiamo... Chiediamo a giovani di avere slanci, di viaggiare, di partire in questo momento che oggettivamente cambia totalmente la loro prospettiva, è una situazione che non hanno mai vissuto, ma anche chi non è più giovane non ha più vissuto. Ed in questi giorni noi stiamo un po' monitorando tutte quelle che sono le attività spontanee che i ragazzi stanno realizzando nell'ambito dei programmi che gestiamo come Erasmus, Corpo Europeo di Solidarietà, come Agenzia Nazionale per i Giovani, e vediamo che la creatività dei giovani in questo momento può essere proprio una chiave di volta. Ci sono ragazzi all'interno del nostro network radio che hanno creato dei concerti con un singolo artista che stanno riempiendo queste giornate stravolti. Assolutamente, credo sia fondamentale coinvolgerli anche in questo processo, perché vediamo che stiamo passando in una gestione diversa del tempo, penso allo smart working, ma anche la didattica a distanza, le innovazioni che possono portare i ragazzi, i giovani che conoscono sicuramente molto meglio le nuove tecnologie, i social network e tutta una serie di applicativi possono aiutarci a gestire questa fase in modo molto Il Covid-19 ha conseguenze sanitarie, economiche, ma anche socioculturali. Quanto sta colpendo i giovani e quali saranno anche le conseguenze in futuro? Beh, prima di tutto c'è stata una fase di grande incertezza per tutti i ragazzi che sono in giro, che erano in giro per Erasmus e per i diversi progetti. Noi fin dal mese di febbraio abbiamo seguito un po' le indicazioni della Commissione, consigliando alle organizzazioni di poter sospendere o annullare in alcuni casi i progetti. Questo ha un impatto anche economico, perché logicamente c'è tutta un'attività amministrativa che va gestita. Alcuni i nostri ragazzi italiani all'estero che stanno svolgendo tutt'oggi dei progetti hanno anche ricevuto degli atteggiamenti un po' ostili da parte delle organizzazioni, però dovute logicamente alla paura, richiesta di controlli, di confrontarsi con autorità sanitarie del posto, e stiamo seguendo caso per caso. Logicamente ha una grande conseguenza. Io credo che però sia importante, proprio alla luce di un rilancio che ci dovrà essere, proprio di accelerare appena finirà questa fase, e devo dire ci troviamo in una fase a livello europeo importante, che è quello, certo, del finanziamento del bilancio dei prossimi 7 anni. Forse un segnale importante potrebbe essere quello di finanziare, raddoppiare se non triplicare i fondi per Erasmus, in modo tale da ripartire subito con progetti mobilità e scambio. Grazie a Domenico De Maio per essere stato con noi l'11 marzo del